Salve ragazzi, bentornati qui su Shadow of the Tomb Raider. Siamo arrivati qui dove Lara scatta. Perché scatta? Perché scatta? Non dovrebbe scattare. Ho fatto gli aggiornamenti della scheda video. Non pensavo mi rovinassero il gameplay, vediamo. Beh, per ora sta andando tutto liscio. La tomba dell'ultimo imperatore. Il culto deve aver preso piede alla sua morte. Ok, le pulsi e l'airone. Ma Cosa che ne ca... sfugge? Aspetta, è stato Lopez a lasciarlo. Non dovrebbe Il scattare cuore così. del serpente si trova nella coppa. Il cuore del serpente si trova. Sembra che si stia ristabilendo. Perlomeno. Qui è il comandante Root. Sappiamo dov'è lo scrigno. Voglio una squadra su Croft. No. Questo Wesley è il legittimo erede. Deve guidare Paititi. È giovane, ma forte. Porca puttana, ci È muore proprio con da un cazzo di spietato colpo di pistola disarmato. di M16. Continua a parlare. Sì, però sti lag. Siamo noi a crearci un destino. Sì, però che cazzo. Ritorno a fare video e cosa mi vedo? I lag. Bellissimo l'amuleto che trapassa il vestiario della signorina morta. È già fantasma? Ok, vaffanculo. 16 FPS. Ma se mi andava a 70. Ok ragazzi, ho risolto il problema. Era disattivato un componente del software. Disattivato quel componente dopo la, allora, dopo l'installazione della scheda del driver della scheda video, mi ha comportato il reset delle impostazioni di vari programmi. Quindi il programma di registrazione si era disattivato un passaggio della Nvidia NVENC. Si chiama così, che cazzo volete? E questo, diciamo, questo passaggio disattivato permette di sforzare la CPU per la registrazione, non la scheda video. Quindi che cosa vuol dire? Che la CPU mi stava andando in palla. Quindi attivando questo Nvidia NVENC, in pratica il programma gli dice alla CPU:
Tu stai tranquillo, riposati. Tu scheda video, rompiti i coglioni a far girare al meglio la registrazione. E infatti ora mi va alla grande. Guardate quanti in due qua. In due, in tre, in pieno di tempo. Finalmente abbiamo. Ma dove devo andare? Via, via. Fanculo l'arco. Siamo nel 2019, per Dio. Bastardo di... Mamma mia di merda. Ma da dove? Ma scusa, gli attacchi corpo a corpo non servono a niente a questo gioco. E spara. La Madonna che c'è qui. Porca puttana. Ce l'ho fatta finalmente. Impossibile, non ci sta nient'altro. Era ora. Jonah, dove sei? Sono giù al molo. Cazzo ti scatti. Ehi, sono quasi pronto. Arrivo. Dov'è Unura? Dov'è Unura? Ci hanno attaccati. È morta combattendo. No. Già. Oh oh. Dov'è mia madre? Tua madre si è sacrificata. Questo è l'amuleto del campo. Ti appartiene adesso. Lei era una guerriera. L'eclissi si avvicina. Se non ridiamo vita al sole. Troverò lo scritto. Non lascerò che il culto di Kukulkan mi preceda. Cominciate a preparare la camera ardente. La regina vivrà per sempre dentro di noi. Ucho, aiutali con la barca. Ci prepareremo alla battaglia. La ribellione vincerà. Torneremo con lo scrigno. Ma non ha versato tante lacrime per sua madre, però. Vabbè. Saremo pronti al tuo ritorno. E adesso? Torniamo a Kuakidiaku. Ci raduniamo e ripartiamo bene.
Ho perso 5 minuti della mia vita a uccidere quei figli di puttana prima. Meno male che taglio il video. Quindi se risulta di meno, che dura di meno questa parte, sappiate il perché. Questo per un altro amico. Cosa diceva? Il cuore del serpente è nella coppa, tra i volti di pietra. Beh, è meglio di niente. Penso di sì. Dobbiamo trovare lo scrigno e farla finita. Che cos'è? Oh. Guardate che come cazzo va fluido qui. E poi in game mi va a 30 fps. Perché? È la scheda video che è una puttana come Lara. Che invece di trovare Jonah se ne va. Dice tanto è un maschio, se la cava. È in questa posizione così, però non sembra che sia uscita dall'acqua affaticata. Jonah! Guarda un po' chi si vede. Non muoverti. Killalo. Killalo. Ecco. Controlla laggiù. Merda. Modalità stealth on. Allora, letto di fiume, per il quilti di fango. Copriamoci con la merda. Ih, Lara con i capelli lunghi. Hai qualcosa? Ha portato sempre quel cazzo di codino. Sembra strano che non gli cadano i capelli. Cucù. Come ho stile individuato? E allora che cazzo me lo mettono qui dietro? Porca merda. Ma dove mi arrampico? Via troia. Squadra incursori, perché state ancora cercando lo scrigno? Ci sono ostili nella vostra area. Via. Dottor Dominguez. Non mi importa un accidente di Dominguez. Trovate la ragione. Mamma mia, nemmeno Assassin's Creed fa ste cose. Come sarebbe a dire? Trovate che figa. Siamo troppo pochi per farlo. Doveva essere un'operazione di ricerca. È tornata col codino. Che stregoneria è mai questa? Cioè ti bagni e sei col codino. E puttana. Cioè questo proprio ritardato pensava ai fiori e quella invece pensava a me. Non ho armi. Ah già. Assassina proprio. Copriamoci con la merda. E in automatico siamo senza codino. O forse il col codino però tutta sporca e non si nota. Però sembra strano. Cucù. Sì, così, due tocchi ai capelli e già il codino. Ti tiri tiri
Tiri. Oh oh. Merda, quanto è alto. Che succede, comandante? Muoviti, Lara, muoviti. Una scossa premonitrice ci ha colpiti. Squadra K. Vai, inizio le scosse. Qui è un po' più ardua. Può fare così? Sì. La strada di accesso a Kilo 2 è bloccata da alcuni alberi caduti. Eccoci qua. Perfetto. Ma che mi prende? Cosa diavolo dovrei fare? Innanzitutto potenziarti. Un'Uratu è morta. Rurka le ha sparato alle spalle. Non ho lo scrigno. Che e cazzo tu... mi potenzio? Incredibile, viene da tenere il respiro quando nuoti. Magari, se ci sarà qualche altra cosa. Ah, basta. Ok. Inventario. Che cazzo hai? Calmati. Portamento pistola, ma c'ho tutto. Allora che cazzo devo fare? Niente. Ok, ragazzi. Ahimè, purtroppo ho perso ho perso tempo all'inizio, quindi. Purtroppo ancora non è finito Lara Croft, però abbiamo fatto qualcosina in più verso la fine, quindi... Niente ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Speriamo che non lagghi. Qui è The Gamer, alla prossima, ciao ragazzi.